La persona responsabile del furto subito recentemente da Fabrizio Corona sarebbe una sua ex collaboratrice. È lo stesso ex re dei paparazzi a parlarne sui social, in una storia su Instagram ha rivolto infatti parole pesanti nei confronti di Gioia Sonia. L'ha taggata, per non dare adito ad equivoci, e poi l'ha definita una ladra. In effetti la donna compariva spesso nei video di Fabrizio Corona ma poi è sparita improvvisamente. L'ex fotografo dei VIP non ha dato molte spiegazioni, ma è pronto a fare chiarezza, ha annunciato che presto uscirà allo scoperto su questa vicenda del furto e fatto riferimento a fotografie di cose che neanche sai. La collaboratrice accusata da Corona aveva pubblicato sul suo profilo una foto che ritrae l'ex paparazzo con Silvia Provvedi. Nell'immagine in questione ha difeso il loro amore dopo la lite furiosa che l'ex di Corona ha avuto con Cecchi Paone nella casa del Grande Fratello VIP. La cosiddetta resa dei conti promessa da Corona sta per arrivare? E in che modo l'ex collaboratrice è coinvolta, se lo è davvero? A quanto pare lo scopriremo presto, ne parlerà anche a Verissimo. Punto furto a casa, Corona attacca l'ex amica. Fabrizio Corona oggi sarà ospite a Verissimo e tra le mille domande e le mille situazioni che Silvia Toffanin cercherà di risolvere potrebbe esserci anche quella legata al misterioso furto. Proprio nei giorni scorsi l'ex re dei paparazzi al grido di VU e vendetta ha usato i social per dire la sua e accusare una misteriosa lei o dei loro re di aver rubato qualcosa in casa sua a Milano. Le accuse sono arrivate via Instagram in alcune stories che hanno tenuto impegnati i fan lo scorso fine settimana e in cui si è detto vicina a fare nomi di chi è entrato in casa sua, sembra nel periodo estivo, per derubarlo. L'ex re dei paparazzi si è affidato agli avvocati per avere giustizia ma ha pensato bene di sfogarsi via social al cospetto del suo pubblico al quale ha raccontato alcuni dettagli di quello che è successo. La versione di Fabrizio Corona. Secondo la versione di Fabrizio Corona sembra che questa donna sia entrata in casa sua portandogli via delle cose importanti, che lui non specifica in questi messaggi, fino a che poi non si rivolge ad un uomo dandogli del criminale e dicendo di lui che abita a Milano. Nessun dettaglio sulla questione, né sul furto subito e sull'identità di queste fantomatiche persone, ma l'ex re dei paparazzi minaccia, stiamo lavorando con le istituzioni affinché le persone che hanno fatto quello che hanno fatto paghino le pene dell'inferno. Sono tentato di farvi i nomi di queste persone, perché sono tornati a fare la vita di prima, con le vecchie amiche di prima. Che quando l'hanno saputo sputavano in faccia a questa persona e ora è come se non fosse successo niente. La portano in giro, si divertono con lei, non riesco a placare il diavolo che c'è in me. Allora preparati tu che stai a Roma, che hai fatto l'amica mia per 15 anni, a pagare le pene dell'inferno. Le minacce di certo non mancano, ma cosa gli hanno portato via e perché lui se n'è accorto solo adesso? A quanto pare questa sua ex amica è finita nel suo mirino ma dopo tutto quello che è successo e che Corona ha detto su Instagram, ha davvero messo tutto da parte o aspetterà che giustizia sia fatta? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.